Oggi siamo il 19 maggio, Bernardeschi non rinnoverà il 30 di giugno di quest'anno. Io faccio questo video anche perché dico grazie a Bernardeschi, anche perché 5 anni fa è arrivata la Juventus, tutti i tifosi juventini erano molto predisposti, anzi molto euforici per quanto riguarda questo nuovo arrivo, e oggi ho visto di tutto, gente che festeggia con i spumanti, champagne, video fuori dai coglioni e altre cose. Io non la penso così. È stato un grande giocatore, ha sbagliato, come tutti i giocatori di Juventus in questi anni, grandi bidoni che mi ha avuto, ha sbagliato. Credo che Bernardeschi non sia stato mai un bidone, avrà avuto le sue debolezze, ma lo ritengo un grande campione. Buona fortuna a te, Bernardeschi, e dico agli altri miei colleghi che prima di fare certi tipi di video dovreste guardare negli ultimi 5 anni quello che ha fatto e quello che ha dato alla Juventus. Come sempre, forza Juve, fino alla fine. Ciao. Il 33 perché? Perché sono credente, sono religioso, perciò questo credo sia il significato. Il 10 assolutamente mi piace, è stata una scelta condivisa con la società per un semplice fatto, che c'è molto rispetto per questa maglia e credo sia giustissimo così. E io credo di dover dimostrare di poterla indossare qui come l'ho dimostrato a Firenze. Mi ha colpito l'accoglienza dei tifosi. L'accoglienza dei tifosi mi ha veramente colpito e mi ha emozionato tanto. Fa parte del mestiere, fa parte del gioco che un ragazzo che faccia un trasferimento così abbia gli occhi puntati addosso, però credo che la pressione e le responsabilità facciano parte del gioco e un calciatore se le deve prendere.